Sono Gerardo Giuatra Bocchetti, di Cantina del Notaio. La nostra azienda si trova in Basilicata, nella parte nord della nostra regione. E questa zona è caratterizzata dal Monte Vulture, questo vulcano che ha eruttato 133.000 anni fa e ha marcato in maniera significativa tutta l'area di allevamento dell'aglianico del Vulture, che da lui prende appunto il suo nome. Questo Vulture è alto circa 1.300 metri. I nostri vigneti sono qui a circa 450 metri, in una posizione straordinaria di allevamento per la nostra vite. L'aglianico del Vulture è un vitigno straordinario, un vitigno antichissimo che trova qui condizioni uniche e irripetibili per la sua coltivazione. Pensate un po', qui abbiamo d'estate temperature che arrivano fino a 40 gradi per effetto dei venti che arrivano dall'Africa. Non abbiamo piogge per almeno 2-3 mesi, ma di notte la pendenza dei terreni e la montagna richiamano aria più fresca e possiamo avere un abbattimento delle temperature tra il giorno e la notte di oltre 20 gradi. Sono condizioni uniche per l'allevamento del nostro aglianico del Vulture. Perché è importante il suolo vulcanico per la coltivazione del nostro aglianico del Vulture? Lo vediamo qui. Abbiamo lo strato di terreno vegetale dove affondano le radici che poggia su uno strato di depositi vulcanici. Bene, 133.000 anni fa il nostro Vulture ha prodotto questa eruzione vulcanica, queste ceneri, il materiale più grossolano, si è depositato e si è compattato, diventando una roccia spugnosa. È il tufo. Questo tufo assorbe l'acqua d'inverno quando piove e d'estate quando non piove più diventa una risorsa idrica importantissima. L'acqua risale dal basso verso l'alto e noi diciamo che il tufo allatta la pianta. Non è soltanto quindi un'importanza della composizione minerale del terreno, ma anche questa funzione straordinaria.